E poi ancora Giovanni Cirone, consigliere comunale con delega al turismo. Una delega. Detto Luca Cerullo che con una competenza, una professione. A rappresentare, a condividere con tutti quanti voi quella che è l'idea del progetto della fascia costiera. Un'idea è un che va da Fiume Sele fino a Solofrone. Quindi questa amministrazione ha voluto fortemente, mi prolungo perché l'emozione praticamente mi assale da stamattina presto, quindi veramente vi ringrazio di essere qui, grazie di cuore. Abbiamo analizzato un po' quelli che sono i 6 camere e 12.459 posti letto, di cui 3.331 negli alberghi, 9.128 in strutture extra alberghiere e camere. Abbiamo uno sfruttamento della capacità produttiva delle nostre strutture soltanto del 43,71%. Questo vuol dire che c'è molto da fare. Le risorse per rendere le strade accessibili a tutti. Avete visto per raggiungere questa struttura che oggi ci ospita, le strade che ci accompagnano. Unire le forze è il principale scopo dell'iniziativa. E prendere, dare allo stesso il lustro che merita. Grazie a tutti. Grazie mille. E allora, sviluppo sostenibile, davvero una delle eccellenze di questo territorio. Tra l'altro giovanissimo, 40 anni. Per contribuire nello sviluppo di questo fantastico territorio, principalmente per me che sono nato qui, e nel litorale. La prima certificata, proprio per certificare la qualità ambientale. In sostanza vorrei identificare due punti importanti. Abbiamo una prima zona nella quale è chiara la relazione. Guardate la curiosità della cosa, dove il tessuto urbano si confonde con lo spazio naturale, questo luogo non è stato oggetto di una accessibilità facile, di conseguenza preserva delle caratteristiche naturalistiche. Abbiamo due ambienti totalmente diversi, un ambiente introverso, possiamo dire che è l'ambiente balneare, quello legato diciamo al bagno. La rifunzionalizzazione urbana perché vogliamo considerare questo spazio come uno spazio collettivo. Un altro punto è sicuramente la sinergia pubblico-privata, l'unica delle strutture e la condivisione dello stesso brand, ma anche dal punto di vista per permettere agli stabilimenti balneari, agli operatori di poter avere più spazio, no? Di tutto quanto questo parco. Abbiamo poi identificato anche questa specie di fiori che si ispira ai cigli di mare. La riorganizzazione dell'accessibilità basicamente si basa nella quella che è successivo, come funziona tutto ciò. Abbiamo una viabilità primaria che corre da almeno per gli stabilimenti balneari. Dovremmo cercare di integrare un tipo di. Dobbiamo anche fare riferimento a una cosa importante, sia del tempo. Spesse volte dal punto di vista architettonico questo tema non si risolve, spazi pubblici da realizzare. In questo modo eliminiamo queste aree inutili che esistano fra uno stabilimento e l'altro, creando delle fasce di servizio. Naturalmente anche gli stabilimenti sono seconde case in mezzo alle villette turistiche che tutti quanti conosciamo, che poi vedremo come. Vedremo il video relativo al. Forestale si prevederanno interventi sostenibili per diradare questa fisica nella parte a monte, poi ci arriverò, abbiamo anche l'area del parco del Cilento con le sue prescrizioni e dei concetti cardini, valorizzazione turistica del territorio, conservazione della biodiversità e uomo la figura carbonica che il serbatoio Carbon Sink, che è il nostro patrimonio forestale che abbiamo a Capaccio.
se vuoi mi lascia pure l'accredito, no? Buonasera a tutti gli illustri presenti, senatore Saggeis, insomma tutti quanti voi, insomma, stanno facendo ognuno il proprio compito con la guida di un sindaco che sta lavorando incessantemente e come ovviamente con gli attori di questo territorio che sono, io dico, i protagonisti, l'università, l'eccellenza, che sono gli imprenditori. Noi qui abbiamo una classe di imprenditori che è veramente grande lungimiranza, perché poi nella vita politica, oltre alla competenza, ci vuole anche la lungimiranza, altrimenti noi ci perdiamo. Dove cade la politica, dico? Una capacità di intravedere le che rappresentano, li rappresenta tutti i comuni, perché lui sta nella giunta del parco, l'abbiamo voluto con forza, si dà insieme alle consigliere. Quindi è così che si portano avanti gli appuntamenti, gli impegni affinché le cose si facciano, altrimenti le procedure amministrative, i rapporti con le istituzioni, non me ne vogliate, ma un grazie per la cultura, il senso di comunità, quelle cose senza su nella nostra terra. Grazie. Grazie sindaco. Quali interlocutori fondamentali per questo territorio? Un saluto, volevo essere qui perché penso che la politica deve far vivere dei sogni, ho apprezzato molto anche il tuo riferimento alle aree interne, perché abbiamo parlato di costa, di sviluppo. Il tema è questo: dal punto di vista urbanistico e architettonico noi abbiamo quasi sempre un danno, invece ho apprezzato molto le parole del dottore agronomo e dell'architetto urbana, perché forse non si ha fiducia nelle istituzioni, probabilmente la politica ha portato funzione questa strategia. È stato un ascolto che noi abbiamo in questi anni dei poli turistici all'interno e alla definizione di un codice del turismo capace di capire chi e cosa fa. Un altro problema della campagna, prodotto non chiacchiere ma fatto, questo io lo voglio dire con grande orgoglio. In accordo con la cultura abbiamo fatto in modo che il due che dia la campagna quel grande ruolo, Luca Paglia, il più grande distretto turistico del mondo.